Oggi Lions Club tratta un argomento importante, interessante: immigrazione, condivisione, integrazione soprattutto. Perché avete scelto proprio questo tema? Intanto questo tema è stato scelto dal nostro governatore Vincenzo Leone e noi abbiamo fatto questo service con grande piacere. Questa sera noi faremo l'undicesima nostra, questa cerimonia dell'undicesima charter del nostro club, il nostro compleanno. I nostri soci sono stati sempre i passi, soprattutto i passi precedenti. Dobbiamo ringraziare loro per il lavoro che hanno svolto nel passato. I nostri soci sono sempre presenti, abbiamo svolto tante attività insieme ai soci, abbiamo aperto, inaugurato da poco il centro CIAL, centro di integrazione per le persone, un ambulatorio per le persone che non possono permettersi di pagarsi le visite mediche, curato dai nostri medici, Lions, soci e il nostro responsabile Pino Pipito. E siamo partiti bene perché già abbiamo fatto tante attività, ma siamo ancora all'inizio, dobbiamo fare tante altre cose per il nostro paese di Patti, che ha tanto di bisogno. Abbiamo curato l'ospedale, abbiamo curato questo, diciamo che da tanti anni che con Mariella Scemmetta volevamo fare questo centro e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo realizzare ancora altre cose, dobbiamo fare il 4, il 5, il 6 nelle scuole, lo scientifico, il classico, il tecnico, un convegno che lo relatore sarà il nostro sempre Pino Pipitò, per quanto riguarda la prevenzione per midollo osseo, per donare il midollo osseo, che è una cosa che mi sta molto a cuore. E dopo avremo gli auguri di Natale e poi a gennaio, che ci tengo sempre tantissimo per quanto riguarda sempre il midollo osseo, faremo un convegno il 13 gennaio. Al governatore del distretto Vincenzo Leone chiediamo che cosa significa l'undicesimo anniversario della fondazione del Lions Club di Patti. Sicuramente ogni charter segna una pietra miliare nella storia di un club e quindi evidentemente segna anche un percorso che ha alle spalle una storia e che si proietta verso il futuro. Questo è un club che è cresciuto tantissimo da quando è nato, che sta proiettandosi nel futuro in maniera molto concreta e che soprattutto si appresta ad avere anche un personaggio che andrà alla guida del distretto da qui a qualche anno. Quindi è un club certamente che ha una grande responsabilità, oltre che a essere un club che agisce nel suo territorio in maniera adeguata, quindi di questa responsabilità so che sono pienamente consapevoli tutti i soci e questa è una cosa che mi conforta tantissimo e per la quale faccio tantissimi auguri a tutti. Avvocato, integrazione, immigrazione, soprattutto condivisione, voi siete sempre attenti a questi aspetti come Lions, qual è la situazione comunque nel Mediterraneo sì, ma anche nel nostro territorio? Allora, noi, questo è il tema che il nostro governatore ha fissato nel suo anno di servizio. Nel nostro territorio ci siamo attivati, nel senso che abbiamo già aperto un centro di integrazione e di assistenza Lions, ospitato presso il centro Polve, Patti, che come sapete è un'associazione molto sensibile ai soggetti meno fortunati di noi, e quindi quello già è un presidio, lì saranno prestate le dovute cure e l'assistenza a chi ha bisogno, ovviamente nei limiti delle nostre disponibilità. Sarà diretto dal nostro socio, dottore Pino Pipitò, che è un dirigente sanitario ormai in pensione, che ha deciso appunto di donare il suo tempo a chi ha bisogno. Insieme a questo abbiamo anche già stipulato un protocollo d'intesa con la cooperativa Raggio di Sole e quindi abbiamo interessato anche i servizi sociali minorili, perché ci sono dei ragazzi che sono l'emblema della integrazione, è un vero esempio. Oggi qui loro daranno una testimonianza di quello che è stato il loro vissuto e di quella che è la loro storia qui a Patti, di una perfetta integrazione, appunto, che alcuni di loro sono anche soci di questa cooperativa.
Il protocollo d'intesa mira proprio a sostenere i percorsi dei ragazzi che sono in difficoltà anche con l'aiuto di questi ragazzi verso i quali normalmente si pensa di direzionare il nostro impegno. Loro che hanno già ricevuto si metteranno anche a disposizione degli altri, e questo credo che sia una bella cosa. Poi la stipula del protocollo d'intesa sta proprio a significare che noi vogliamo lavorare di concerto in maniera strutturata con le istituzioni, perché la nostra è una vera e propria sussidiarietà, quindi un'assistenza, una solidarietà, ma che si muove nell'ambito della sussidiarietà in maniera complementare alle istituzioni e in maniera integrata con esse. Ed eccoci con il primo presidente dell'associazione Lions Club di Patti, che ha dato vita a questa iniziativa veramente stupenda, che alla luce degli anni si dimostra sempre più interessante ed importante per la città di Patti. Sì, era proprio il 2 dicembre di 11 anni fa, quando appunto fu celebrata la prima Charter Night del club, con larga partecipazione non solo di soci ma anche di autorità. Mi ricordo il prefetto di Messina, il questore, il presidente del tribunale di Patti e altre, il vescovo di Patti e tante altre autorità. Questa semina, diciamo, del club fino a questo momento si è dimostrata feconda, e noi ci sforziamo di essere fedeli al significato del club, cioè noi serviamo e quindi cerchiamo di andare avanti, come dire, partecipando all'impegno delle persone altruiste che appunto lavorano per gli altri, di quelli che hanno più bisogno, degli ammalati, dei bambini e così via. Ecco, sull'importanza effettivamente di questa fondazione c'è il caso di dire che anche la nomina vice governatore di Mariella Sciambetta, prossimo governatore, proprio a dimostrazione dell'importanza di queste Lions di Patti. Questa nomina, questa elezione di Mariella a vice governatore, quindi nel 2020 a governatore, ci riempie di orgoglio, perché è espressione del nostro club e che Mariella interpreta in maniera attenta, disinvolta e moderna. Centrato il tuo intervento, sarà una tua testimonianza diretta e personale? Buongiorno innanzitutto. Sì, oggi ho l'occasione di parlare della mia storia, ho l'occasione di dire perché sono venuto in Italia e parlare della mia integrazione soprattutto, perché ormai sono partito da un po' più di 2 anni e mi sono integrato pienamente, diciamo. Ecco, ma qual è il tuo pensiero sull'immigrazione? Com'è la situazione secondo te? La situazione secondo me rispetto a un anno fa è meno caotica, perché oggi non ci sono più sbarchi. L'emergenza adesso è di cercare di integrare quelli che sono già in Italia, e questo secondo me è il punto in cui dobbiamo discutere sempre. Dicevi, è già da qualche anno che sei a Patti, soprattutto con la cooperativa Raggio di Sole. Ti stai trovando bene? Come sei stato integrato? Sì, la cooperativa Raggio di Sole per me è il mio tutto. La cooperativa mi ha accolto, la cooperativa mi ha educato, la cooperativa oggi è il mio luogo di lavoro, perché sono assunto dal mese di aprile come amministrativo e devo dire che il mio percorso sta andando alla grande. Mentre la città di Patti? La città di Patti è il mio secondo paese, perché ho i miei punti di riferimento e mi trovo bene. Con il sindaco della città di Patti, Mauro Aquino, ecco, ricordiamo che oggi si celebra l'11ª fondazione dei Lions di Patti. Sono passati 11 anni, ma non sembra, perché un club che dimostra una grande freschezza, un immutato entusiasmo,
un impegno che in questi 11 anni non è mai venuto meno e che anzi si è rinnovato e si è accresciuto all'interno della nostra comunità e nell'interesse della nostra città, del nostro territorio. Per questo mi sento di ringraziare ancora una volta, ma non sono parole di circostanza, ma sentimenti concreti di stima e di ringraziamento per tutto quello che hanno fatto e per quello che faranno ovviamente per i prossimi anni, decenni che sono innanzi. In primis, non bisogna dimenticarlo, l'interessamento per quanto riguarda il rilancio del Barone Romeo che stava o sta per essere depotenziato. Devo dire che quella per il Barone Romeo è stata ed è una battaglia comune a tutti, alle forze politiche, alle forze sociali, anche ai club service, e devo dire che i club service, i Lions, ma anche il Rotary, così come Cittadinanza Attiva, il Tribunale dei Diritti del Malato, sono stati in primissima linea nella battaglia per l'affermazione della piena funzionalità dell'ospedale Barone Romeo e quindi della battaglia per l'affermazione dei diritti alla salute e alle cure dei cittadini di questo territorio. Come non ricordare il ruolo fondamentale giocato da questi club nell'interlocuzione con il Presidente della Regione e con l'Assessore regionale in difesa di alcuni importanti reparti, alcune importanti unità operative che sono fondamentali perché salvano vite all'interno del nostro territorio. Toccando ferro, scusi la battuta, è ottimista per il rilancio del Barone Romeo? Noi abbiamo il dovere dell'ottimismo, ma al di là di questo io credo che sono i numeri e sono i fatti quelli che parlano e che devono indurci all'ottimismo. Noi abbiamo una struttura che serve un territorio vastissimo, un territorio particolarmente complesso per vie di comunicazione non ottimali, per la sua orografia. Abbiamo una struttura che ospita al suo interno ben 4 reparti di terapia intensiva, abbiamo all'interno professionalità che tutto il mondo sanitario ci invidia, abbiamo raggiunto, grazie all'impegno e all'abnegazione del personale medico e paramedico, dei risultati straordinari. Ne cito soltanto uno, che il 100% di interventi svolti dall'unità di emodinamica entro i termini fissati dai protocolli, risultato che colloca questa unità operativa al primo posto tra le unità di emodinamica in Sicilia. Dicevo, grazie anche a questi risultati dobbiamo essere ottimisti e di questo sono convinto che la politica regionale, l'assessorato regionale alla sanità dovrà tener conto e terrà conto. Sì, dopo l'ultima battuta, si vedeva una settimana, inizio settimana, quanto importante per il Consiglio Comunale. Ecco, finalmente questo bilancio, abbiamo novità positive o no? Tra qualche giorno avremo una importante riunione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno dei punti rilevanti per la crescita del nostro territorio, lo sviluppo economico del nostro territorio. Per quanto riguarda i documenti economico-contabili, il rendiconto è già stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta, aspettiamo che il Collegio dei Revisori renda il proprio parere per poterlo poi sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale. In questa settimana ritengo che potrà essere esitato dalla Giunta il bilancio previsionale per essere poi purtroppo negli ultimi giorni dell'anno, quindi quasi in extremis, posto in votazione all'attenzione del Consiglio Comunale. Ciò che mi preme evidenziare è che, nonostante i ritardi accumulati, il nostro ente è un ente assolutamente sano, con le finanze a posto, e questo ci consentirà non soltanto di continuare a ben amministrare la nostra città e a fare gli investimenti che servono per lo sviluppo del nostro territorio, ma anche, questa è una nota di orgoglio, sviluppare e al fine completare le procedure per la stabilizzazione dei precari che prestano servizio da quasi un trentennio nel nostro ente.